Cara Giulia, è giunto il momento di lasciarti andare. Salutaci la mamma. Ti penso abbracciata a lei e ho la speranza che stretti insieme il vostro amore sia così forte da aiutare Elena, Davide e anche me, non solo a sopravvivere a questa tempesta di dolore che ci ha travolto, ma anche ad imparare a danzare sotto la pioggia. Insegnaci a danzare sotto la pioggia per sopportare quella tempesta di dolore che li ha travolti. Sono intense e commoventi le parole del papà di Giulia, Gino, dirette alla figlia nell'ultimo saluto. Messaggio rivolto a tutti affinché ci si impegni contro la violenza sulle donne. Nessuno deve più girare la testa di fronte alla violenza. Un abbraccio enorme di più di 10.000 persone, quello tributato alla famiglia Cecchettin durante l'esequia di Giulia nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Un migliaio coloro che hanno trovato posto tra le navate della chiesa, gli altri hanno invaso il sagrato e tutto Prato della Valle. Silenzio e commozione durante la cerimonia, che poi sono esplosi in un fragoroso e ininterrotto applauso all'uscita del feretro. Fate rumore contro la violenza, l'invito della famiglia di Giulia, e molti ragazzi hanno fatto tintinnare i mazzi delle chiavi. Presenti in rappresentanza del governo, il ministro della giustizia Carlo Nordio, il presidente della regione Luca Zaia, il sindaco di Padova Sergio Giordani, la rettrice dell'università Daniela Mappelli, molti consiglieri comunali ed assessori ed una quarantina di primi cittadini. Ad officiare la cerimonia il vescovo di Padova Claudio Cipolla, che nell'omelia ha lanciato un monito. Non possiamo più, ha detto, consentire atti di sopraffazione e di abuso. Dobbiamo concorrere per riuscire a trasformare quella cultura che li rende possibili. Sull'altare, con il vescovo, anche una ventina di sacerdoti. Il premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno inviato due corone di fiori. Toccante il momento di preghiera che si è svolto successivamente nella chiesa di San Martino a Saonara, la comunità in cui Giulia è cresciuta. Giulia, che ha parlato con il silenzio, le parole del parroco che l'ha vista crescere. Giulia aveva la paura irrazionale dei cimici. Una volta andata a dormire sul divano, perché ne avevamo uno in camera di notte e io stavo dormendo e non potevo toglierlo. Avevi paura delle cimici, sei la persona più buona che abbia mai conosciuto, il commiato straziante della sorella Elena. Ora sei il mio angelo custode, ma del resto lo sei sempre stata, perché sei un'oplita, una guerriera, quella parola tanto cara a Giulia. Decine di palloncini bianchi sono stati liberati nel cielo ad accompagnare Giulia accanto alla mamma sepolta nel cimitero del paese. Elena, Gino e Davide, quel che rimane di una bellissima famiglia, per mano uniti per riuscire a danzare sotto la pioggia di dolore che ha invaso la loro vita, perché il vento di Giulia possa far germogliare la speranza.